sotto i nostri studi c'è Alan Caligiuri e Annalisa. Mi sentite voi? Sì. Allora, innanzitutto io volevo posso dirti una cosa? Certo. Io ho fatto sempre programmi dalla strada, ho iniziato per la strada. Non ho mai visto così tanta gente e vi faccio sentire l'urlo! Ma tipo circa 1000-1200, però pensiamo di arrivare a 1500 perché continua a arrivare gente. Ma intanto te le vado a intervistare, ciao, come ti chiami? Denise. Ma guarda come dire, no, non mi chiamo. No, non... Denise, di dove sei? Di Busto Arsizio. Ok. Di Busto Arsizio. Vabbè, quanti anni hai? 23. Okay. Sei qua per? Per Annalisa. Annalisa. Ok. Ciao, come ti chiami? Rosy. Rosy, quanti anni hai? 20. 20, sei qua per? Brava Rosy. Quanto le hai dato? C'era un maschio, l'ho trovato, ecco, ciao. Come ti chiami? Samuele. Samuele, sei qua per? Tutti e due, dai. Nessuno è qua per me, cioè non ho capito. Fate passare questi in bicicletta, ragazzi. Ciao, sennò come ti chiami? Ci bloccano. Martina. Martina, quanti anni hai? 16. 16, quindi la mia mano che era sulla tua spalla se ne sta andando. Allora, amici, nel frattempo arrivano anche le prime offerte. Esatto, mi fa piacere, esatto, subito. Sono arrivate le offerte perché abbiamo ovviamente il cappellino per raccogliere le monetine. No? Momento bruttissimo. Tutte e queste quindi... le diamo in beneficenza, sì. Diciamo. Spazio alla musica. Avete scelto una prima canzone? Sì, la prima canzone è Non amarmi. È stata scelta da Alan col cuore. Ok. Inizia, non mi ricordo chi inizia. Dimmi perché piangi. Di felicità. È difficile. E perché non mangi? Mamma mia, Alan. Ora non mi va. Vai, Alan. Dimmi perché stringi forte le mie mani e coi tuoi pensieri ti allontani. Annalisa? Io ti voglio bene. Anch'io, Annalisa, grazie. Questo non lo so. Ma sì, oh. Ciao. Stupido testone, dubbi non ne ho. Anche se il futuro ha dei muri sempre enormi tu. Io non ho paura e voglio innamorarmi. Ci siamo, ritornello. Vai. Non amarmi. Allora, se questo qua con la chitarra non mi segue, non è che puoi andare mi fa avanti fare così, le brutte Alan, figure. Cioè. Alan, allora, non amarmi. Vai. Per il gusto di qualcosa. Bravo, di diverso. Tu credi che sia giusto stare insieme a tempo perso? Non amarmi. Vai, e mi accorgo quanto è vera una bugia. Il tuo amore, non la so più. Manco, vai, non vai tu. Amarmi, ma non mandarmi via. Vai! Non amarmi perché vivo all'ombra. Non amarmi per cambiare il mondo. Tanto il mondo non si cambia. Siamo tutti specchi fatti per guardarsi e diventare soli e vecchi. Beh, qua io vorrei l'applauso. Bravo Alan! C'è stato Alan, hai un cantato attimo, meglio di Annalisa. Un attimo di commozione, un attimo di commozione. Okay. Ragazzi, allora, gente passa, allora iniziamo, prego. Subito che ne dobbiamo fare due, poi ne facciamo una di Annalisa, vai. Vai, partiamo vai da metà, ve lo dico, eh. Vai. E lei mi guardava con sospetto, poi mi sorride e mi teneva stretto stretto. Vai, vai. Prego, no, dai. Ma come? Ed io non ho mai capito niente. Brava. Visto che oramai non me lo levo dalla mente. Brava. Lei era tutti un piccolo grande amore. Solo un piccolo grande amore. Niente più di questo. Niente più. Andiamo. Vai tu. Vai. Mi manca da morire quel suo piccolo grande amore. Adesso che saprei cosa dire. Adesso che saprei cosa fare. Adesso che tutti voglio un piccolo grande così non vale amore.
spendo almeno 50 centesimi dentro il cappello. Ragazzi, mi è piaciuto. Mi siete piaciuti di brutto perché Annalisa va lì proprio col microfono, glielo punta in faccia e vedi lo sguardo della gente terrorizzata. Cazzo, tocca a me. Adesso diventerà ancora più bello perché facciamo una canzone di Annalisa. Vai, maestrello. Ci sta una canzone di Annalisa? Vai. Sì, dai. Volete vai. Il foglio, la sapete. Infatti, vai. Adesso io non canto, pretendo che cantiate voi, vai, raga. Vai. Alan, voglio sentire se la sai. Cambio faccia, cambio modo di pensare. Se una goccia di una lacrima versata ti accarezza il viso mentre ridi e dici che la pioggia ed è più dolce la paura se mi tieni in un tuo abbraccio. Riesco a sentire anche il profumo della notte mentre continui a sorprendermi. Vai, che vado di qua, vai! Disegno una finestra tra le stelle da dividere col cielo. Ah, bravo! Da dividere con me. Vai, vai, tutti, tu che ho le mani alzate, vai! Ondeggiamo le mani! Io ti regalo il mondo, baciarti e poi scoprire che l'ossigeno mi arriva dritto al cuore. Solo se mi baci te. Mi sto emozionando, mi viene da piangere, te lo dire. Bisogno più di niente. Fatevi un applauso. Bravi. Bravi, bravi, bravi. Voglio solo dire che durante questa esibizione qualcuno ha buttato un euro, eh. A quanto ammonta il malloppo? Allora, il malloppo per adesso è allora 2 euro, 30, 40 centesimi e un chewing gum. Che non si sa bene, cioè, se era una roba a sfregio oppure... Beh, mi sembra che è un ottimo motivo per fare altri concerti live in questo caso. Almeno abbiamo tirato su qualche euro. Vabbè, posso dire, scusa, una cosa? Sì, prego, Dani. Bravi, bravi. Grazie. Bravi. Vorrei che voi ringraziaste tutti. No, noi li ringraziamo con il cuore. Però ragazzi, grazie mille di essere venuti, eh. Posso dire un'ultima battuta e poi ritorniamo su? Certo che abbiamo sì. Abbiamo guadagnato più del maestrello Lotti in tutta la sua vita. Non è vero, no. Maestrello. No, scherzo. Maestrello, non è così. Il cappello, io sono contento. Per un attimo. Bravissimi! Fate un urlo!